da Sanremo oltre il festival. Perché Sanremo è Sanremo. In diretta da Sanremo, qui per Oltre il Festival su Radio Birichina, c'è con noi Mr. Rain. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Grazie mille. Stai bene? Sei stanco? Sono stanchissimo, però sono veramente felice. Ho un'adrenalina in corpo che non posso spiegare. E sono veramente al settimo cielo. Quindi te la stai godendo, sia la stanchezza che l'adrenalina. Guarda, sarà una settimana che ovviamente super stancante, ma sarà una settimana che mi porterò nel cuore sempre. È un momento della mia vita veramente importante. Sto coronando un sogno, perché sto salendo su un palco dove sono saliti i più grandi. È un sogno, sono super felice. Tu sei un grande, quindi te lo meriti veramente. Grazie mille. Anche perché il pezzo riesce veramente ad emozionare ed entrare facilmente nell'anima della gente. Infatti volevo chiederti, il pezzo parla di depressione, no? E io voglio chiederti, siccome ti fai portavoce di un messaggio che è veramente molto potente, soprattutto in questo periodo storico, dove la gente finalmente sta imparando a riconoscere e a chiedere aiuto. Assolutamente. Io voglio chiederti, secondo te, se è più difficile riconoscere la depressione o riconoscerla e non riuscire a chiedere aiuto? Io ti parlo personalmente, sono nel secondo caso. Io ero consapevole del mio stato d'animo, ero consapevole di aver forse bisogno di un piccolo aiuto o mostrarmi agli altri per come stavo, perché io mi sentivo l'unica persona al mondo. Io soffrivo e mi sentivo l'unica persona al mondo. E Supereroi parla di questo, del fatto che nel momento in cui prendi coraggio e hai il coraggio di chiedere aiuto, ti accorgi che non sei più solo. Tutti soffriamo per cose simili, abbiamo paure condivise, e mostrarsi per come siamo, quindi colmi di lividi, insicurezze, paure, è la cosa che ci fa diventare dei supereroi. È la cosa più bella del mondo e personalmente mi ha aiutato molto il coraggio di chiedere aiuto, e io ci tenevo, ma veramente tanto, a portare questo messaggio, questa canzone su questo palco. In questo contesto. E è bello che tu racconti questa cosa col sorriso, probabilmente parte integrante anche di questo sorriso, di questa gioia, è la bella notizia che da aprile finalmente tornerai. Esatto. Non è il palco dell'Ariston, ma sono tanti palchi con tanti occhi, con tante anime che saranno lì per te. Sì, partirò. E con te. Esatto, con me. E partirò con un tour a inizio aprile e continuerà poi in tutta l'estate. Ci sarà un nuovo album, sarà un anno molto pieno, sarà un anno indimenticabile per me, che mi porterò davvero nel cuore. E sono proprio esaltatissimo e non vedo l'ora di incontrare tutti, cantare insieme a tutti. È fantastico, anzi ti aspetto a un live. Io mi raccomando. Tienimi un biglietto da parte, perché ci tengo davvero. Assolutamente. Sono seria. No, ma seriamente. Ok, grazie. Grazie mille. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie. Bocca di cuore. Al lupo per tutto. Viva il lupo. Da Sanremo oltre il festival. Le voci di tutti gli artisti in diretta da Villa Nobel. Partner dell'evento è la mostra Renoir, l'alba di un nuovo classicismo. Palazzo Roverella, Rovigo, 25 febbraio, 25 giugno 2023.